Un piano di investimenti finalizzato a perseguire due obiettivi reputati prioritari nel percorso di riqualificazione e sviluppo del sistema sanitario regionale. Un progetto illustrato all'assessore regionale alla sanità Roberto Lagalla, che rientra nell'ambito del piano sanitario nazionale 2006-2008 e dell'intesa Stato-Regioni datata 1 agosto 2007. Le somme stanziate all'assessorato regionale alla sanità saranno destinate alla tutela della salute del neonato nella prospettiva di ottenere una maggiore qualità e durata della vita della popolazione adulta. Lo strumento per conseguire tale risultato è il monitoraggio e la prevenzione attraverso lo screening. Due progetti avviati, uno relativo allo screening del deficit uditivo permanente in età evolutiva ed un secondo riguardante la diagnosi precoce di 30 malattie metaboliche neonatali che, se non trattate per tempo, possono arrecare gravi danni organici. Il valore del finanziamento per lo screening uditivo è di 600.000 euro, mentre per quanto concerne lo screening neonatale metabolico la somma erogata è di 1.300.000 euro. Si avvierà una campagna di screening per la prevenzione della sordità infantile e quindi per il trattamento precoce di questi casi che, per quanto rari, sono pur presenti e prevedono e necessitano di una terapia in urgenza. È da stabilire rapidamente e poi abbiamo allargato la possibilità degli screening neonatali, cioè tutti i neonati siciliani saranno tipizzati per la valutazione dell'esistenza di eventuali malattie metaboliche, un range di 30 malattie metaboliche, quindi malattie congenite, anche questo per avviarli poi ai centri di riferimento regionale che seguono questi pazienti, quindi con miglioramento della qualità della vita e anche una previsione di risparmio a lungo periodo per eventuali ritardate diagnosi. Anticipiamo la diagnosi e quindi consentiamo di ottimizzare la gestione di questi pazienti.